le bici, diciamo, sono tutte uguali, no? Corrono tutti con la Sinalco, tutti uguali con la stessa bici, uguale per tutti. Le ruote sono uguali per tutti, le metro un 40, col tubolare da 25, sono tutte quante uguali. La differenza non ce n'è per nessuno, su queste corse sono tutte le bici sono uguali per tutti. Stesso modello, stesso materiale, uguali per tutti. Per le corse del nord appunto hanno fatto questa bicicletta qua speciale che è la Synapse Carbon, che è un po' più rigida, anche ovviamente è caro, questo qua più largo, è un po' più lungo, posteriore, appunto perché permette di correre con i tubolari un po' più grossi, di 25, perché nel pavé si migliora, è migliore perché ammortizza un po' di più e ha meno, cioè, più assorbimento e meno rigidità, cioè meno, si dice, problemi alla schiena. E riesce a ammortizzare meglio i colpi con 25 un po' più. Diciamo che da quando è arrivato qua sono andato con lui, ma fiducia, qua siamo tutti capaci di lavorare. Perché il signore, questo signore Giuseppe Archetti, lui è meccanico nazionale, vuol dire che, cioè, qua non c'è uno più bravo, uno meno bravo. Forse ho in simpatia qualcosa, non so, è tutto qua, però come lavoro diciamo che quando c'è più bravo o meno bravo. Siamo tutti, anzi tante volte ci chiediamo te cosa dici, ci diamo una mano anche uno con l'altro, perché tante volte due persone vede meglio di una sola, capito? Uno non riesce a vedere e poi perciò la collaborazione qua è massima. Ci sono i tubolari ancora più grossi del 27, che li gonfia un po' meno apposta per assorbire i colpi. Però la bicicletta è la stessa, verranno imbottiti il manubrio con un po' di gel o qualcuno mette la spugna in base a come si sentono, che vanno a provare con le mani chi vuole di più, chi meno l'imbottitura, chi non la vuole, forcella è questa diritta così, resta tutto così, no, la bicicletta praticamente rimane questa, basta, le ruote restano le stesse, qualcuno magari mette un po' più basso profilo, invece del 40 qualcuno magari vuole operare il 24 e poi vengono le atmosfere, magari chi ha 6, 6 e mezzo, chi magari fa 5, 8 e 6 e 2, ognuno dopo ha le sue idee. No, lui penso che va sui 6 e 6 e mezzo, perché dopo devi tenere conto che la corsa è lunga e devi arrivare in finale e la pressione è ancora buona, però essendo 27 va dentro molta più aria, capito, che non è 23. E tiene più aria, sicché deve tenere conto un po' di tutto. Perché è caduto, è partito subito per non perdere tempo, d'altronde hanno le misure quasi simili, perciò non è che ha sentito tanta differenza. Però non puoi neanche, che anche la miraglia e il meccanico non possono mica affermarlo, aspettare, ma poi non ti fanno passare e devi prendere l'occasione che sei dietro a loro per cambiare la ruota, per perdere con la bici, per cambiarla e perdere il meno tempo possibile, capito? Se sei a 2 minuti, ma lui non può fermarsi, è partito e, perché il gruppo si era rotto in 3 tronconi e praticamente la macchina era dietro. Ora che arrivava, infatti tante volte c'è un corridore che è più o meno simile, che gli dà la bicicletta, che più o meno non gli viene. Non gli hanno dato un 58 magari di Longo Bordini o di Bodema, gli hanno dato più o meno lo stesso telaio, perché è proprio lo stesso il telaio. E lo stesso gli è successo l'anno scorso, stessa cosa, bici di Marangoni, più o meno stesso tipo. Ma il telaio è lo stesso, è la stessa misura, cambia qualche millimetro l'altezza, ma la lunghezza più o meno è simile, poi magari un po' l'altezza qua, basta, però come telaio per dire è lo stesso, la stessa misura, uguale identico, lui e Marangoni sono uguali identici. Allora, poi ci sono qualche misura un po' differente, capito? Ma non dei centimetri di lunghezza, di altezza, si tratta di qualche millimetro, capito? Fare 15-20 km e gli va più che bene, perché infatti è stato fortunato, ha visto, ha vinto la corsa,